C'è una nuova data da segnare in rosso nel calendario dell'autonomia ed è quella di mercoledì prossimo quando il Ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli incontrerà i presidenti di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Ancora da definire l'agenda, ma sembra certo che i tre governatori, Zaia Fontana e Bonaccini, che hanno portato avanti con modalità diverse l'iter per l'autonomia differenziata, metteranno questo come primo punto all'ordine del giorno, in linea con l'accelerazione che il Ministro intende dare al percorso che ha attraversato gli esecutivi che si sono alternati alla guida del Paese in questi anni. Le calderoli sono quelle di arrivare ad un via libera del Consiglio dei Ministri entro l'anno per poi procedere con l'ok ok e decreti attuativi, con una riforma generale del testo unico degli enti locali. Realisticamente contro nell'approvazione della bozza in Consiglio dei Ministri entro Natale e nel via libera ai decreti attuativi, quelli che traducono in intese concrete su competenze e risorse nell'arco della legislatura, ha annunciato lo stesso Ministro che ha aggiunto occorrono pazienza e spirito di confronto senza pregiudizi. Ho avuto da Salvini l'incarico di portare a casa l'autonomia e io sono abituato ad assolvere i compiti che mi affidano. L'ho fatto in passato con il federalismo fiscale, con la semplificazione legislativa, non voglio fallire ora. Calderoli, sulla richiesta del Veneto delle 23 materie, ha spiegato essere un'istanza legittima, per poi aggiungere che, dal suo punto di vista, il federalismo differenziato dovrebbe essere un work in progress per consentire a governo e al parlamento di legiferare con efficacia e alle regioni di assorbire un riassetto istituzionale e organizzativo, senza precedenti nella storia repubblicana. Oltretutto, ha concluso, la spesa pubblica in ballo sfiora i 300 miliardi annui, un'entità di risorse che suggerisce gradualità magari una o due materie per volta, anziché, ha concluso, un blocco micidiale di provvedimenti.